Siamo più di 8.400. Ci sono decine e decine di paesini in Italia che hanno meno abitanti, ma quanto vi voglio bene di cuore. Ma ciao a tutti ragazzi, oggi è domenica, sono le 14 e questi sono gli unici e soli acquisti fumettosi. E oggi abbiamo un One More Thing all'altezza. Belle, belle, belle cosine, ma qui c'è una valanga di roba con delle curiosità, delle chicche, delle cose molto molto interessanti, oltre alle uscite regolari e un grande ritorno. Quindi sono molto 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 contento. Vi volevo dire che sto cercando un piccolissimo appello. Intanto, se vi capita, mentre io parlo, mi piace al video, mi dareste una mano. Sto cercando di spostare un pochino la nostra comunicazione sui miei siti. Ho investito tanto in questi due siti internet nuovi, www.8bit.eu e www.ilsalottodisheldon.eu. Trovate i link qui sotto, ovviamente, nell'info box. Hanno due funzioni molto carine. Una che è quella commenti. Quindi se volete lasciare un suggerimento, un commento, il nome di un artista che volete, il tre chiacchiere, una qualunque cosa, andate sul sito, sezione commenti, e lasciategli un commento che tra l'altro sarà visibile a chi verrà dopo. Quindi si potrebbe creare anche un'idea, qualcuno legge e mette la sua, eccetera. C'è come una bacheca di commenti, che secondo me è una cosa molto carina. E poi c'è chatta con me, quindi se voi cliccate chatta con me mi arriva direttamente il messaggio e possiamo chattare direttamente senza passare per i social. Questo è tutto uno sforzo che sto facendo per creare un contatto sempre più veloce, sempre più fluido per il nostro canale, perché voi sapete da sempre che io vi dico che il canale è nostro, lo facciamo insieme. Io da questa parte che propongo i contenuti, voi che li accettate, che li vedete. Tra l'altro il video di Romix e quello sul Disney Store hanno fatto dei numeri pazzeschi, quindi io vi ringrazio enormemente, vi voglio bene davvero. E sì, mi stavo mangiando una mandorla, perché fanno benissimo, mangiate 5 mandorle al giorno. E niente, quindi sto cercando di spostare, andare a dargli un'occhiata, perché ripeto, c'è stato dentro uno sforzo importante per portare due siti completamente rivoluzionati e con queste funzioni, snaturando completamente e cancellando completamente quelli vecchi. Ma cominciamo subito, perché di roba ce n'è tanta. Ma come cominciare per dare subito una carica alla puntata? Ma con il numero 36, dei chips, e lo mettiamo addirittura subito in archivio qui, così non ci sbagliamo, e i chips ce li siamo tolti. Dopodiché io comincerei con questo numero stra speciale da 132 pagine, che risponde al numero di... Oh, che bello, non l'avevo visto in fondo. Che risponde al numero 744 di Dex, 132 pagine, Il Trionfo di Mefisto, che è, si chiude la saga di Mefisto per i disegni del grande, immenso Civitelli. Volete sapere di più su quest'albo? Volete sapere di più sul lavoro di Civitelli che ha fatto su quest'albo, su questa conclusione, in retroscena, i particolari, gli aneddoti? Beh, Fabio Civitelli mi ha fatto il piacere enorme di partecipare giovedì scorso alla puntata numero 40, ragazzi, puntata numero 40 del Salotto di Sheldon. Andatela a recuperare, perché c'era proprio Civitelli che ci ha parlato di questo albo e di tutta la sua avventura disegnando appunto questa saga, la sua parte di questa saga di Mefisto, perché ricordiamo che la prima parte è a carico dei fratelli Cestaro. Quindi andate a recuperare Il Salotto. Ed eccoci qui, un'altra bellissima copertina di Claudio Villa, e ovviamente diamo un'occhiata agli strepitosi disegni di Civitelli, ragazzi. Che roba. E alla fine questo mese c'è la locandina da staccare, si può staccare la locandina del film di Dampir. E poi abbiamo Vancouver, che è l'altra bellissima copertina del prossimo Tex, e questo è il maxi che vedremo dopo. Dopodiché abbiamo un'altra bellissima uscita di Topolino con il numero 3489, che contiene i pedoni neri e la scacchiera. Eccola qua, quasi quasi siamo arrivati in fondo. Ed eccoci qui, come sempre sapete che non sto aprendo, poi aprirò nella puntata in cui usciranno tutti gli ultimi pezzi, aprirò tutta la scacchiera, la monteremo e la vedremo nella sua interezza. Per il momento questa è la scacchiera,
e questi sono i pedoni neri. Ecco, mo stavolta non ci avete messa, ma avete ascoltato? Che a colla non ci avete messa stavolta. Se vi assen bene, avete fatto strappantopolino, poi non ci avete più messa. Pozza moria somara. Allora, la copertina bellissima di questa settimana. No, qui hanno cambiato tutto. La copertina, non mi ricordo più dov'è la copertina. Dov'è la copertina? Qua, for disegni Corrado Mastantuono. La copertina di Mastantuono, tanta robina, ragazzi, tanta robina. Dopodiché abbiamo Chiari a tira a Paperopoli, dai, a meglio smettila con questa storia della magia e dimmi per leggere il futuro che app devo scaricare. C'ha ragione. Bella, questa mi è piaciuta molto. Questa mi è piaciuta molto. Ecco il concept della copertina di Mastantuono, bellissima, bellissima. E poi abbiamo Paper Bridge. Torna Paper Bridge, soggetto e sceneggiatura, disegni e supervisione al colore di Marco Gervasio. Beh, ragazzi, che vogliamo dire? Che vogliamo dire? Tanta tanta roba. Questa ovviamente è la seconda parte di Paper Bridge, disegni strepitosi, colori strepitosi. Tanta 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 roba. Qui abbiamo cose interessantissime. Poi abbiamo Scacco Matto a Topolino, soggetto e sceneggiatura di Giovanni Di Gregorio, Ottavio Panaro ai disegni, classicamente belli. Poi abbiamo Pioggia, pioggia che cadi. Dio, che bella questa prima tavola. Soggetto di Enrico Faccini, sceneggiatura Enrico Faccini e Gaia Righini, disegni di Enrico Faccini. Oh, che bella, breve ma molto romantica. Poi, poi ragazzi, poi c'è la mia storia del momento. Cioè, ma io dico, guardate che tavolo è Alessandro Pastrovicchio su Storia di Bruno Venna. Cioè, ha fatto una cosa, io voglio, Bertani al salotto, andate a recuperare la puntata numero 39 del salotto, Gervasio, Bertani, direttore di Topolino, Cavazzano, Zemolin, Sisti, insomma chi più ne ha più ne meno, Cristian Galli, tanta tanta roba, ha detto voglio lasciare che passi un anno dal momento in cui viene pubblicata. Facciamo un'eccezione, ragazzi, per alcune storie facciamo un'eccezione, questa, quella di Pian Bigarella, e quelle di Gervasio, insomma quasi tutte, c'è ragione, dovremmo fare tutte eccezioni, guardate che roba. L'ho sfogliata quasi tutta, ragazzi, perché è un capolavoro. Veramente si è superato, veramente si è superato. E c'è l'ultima storia ed è Minima Paperalia, il naufrago. Soggetto e sceneggiatura e disegni di Enrico Faccini. Poi facciamo un po' di Samuel Stern. Epiloghi, contiene 4 storie inedite. E ho visto delle cose molto molto belle. Questo tra l'altro è lo speciale, sì, d'autunno 2022. Tanta 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 roba. Andiamo a dare un'occhiata a questo speciale di Samuel Stern. Storie di Luca Blengino, Massimiliano Filadoro, Gianmarco Fumasoli, Marco Savegnago, Francesco Vacca. Disegni di Stefano Manieri, Nicolò Palmisciano, Riccardo Randazzo, Pietro Vitrano. Copertina di Elena Casagrande. Eccola qua, che sarà la copertinista di Calia. Allora, diamogli un'occhiata ai vari disegnatori. Ho visto delle cose molto belle, ecco, tipo queste. Stili diversi, ovviamente, a seconda di chi disegna. Ecco, stili completamente diversi. Guardate che bello, bello, quando ci sono più stili nello stesso albo. Bello, 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 bello. Poi un po' di classico, con il 146 Alba Tragica di Classic Tex. Eccolo qua. Mi sbaglio sempre perché ve l'avvicino troppo, ma poi le inquadrature sfalsate non si vede, quindi li tengo qui in modo che voi li possiate vedere nella loro interutità. E ora un po' di classicità. Galeppini, Muzzi su Storie di Gianluigi Bonelli. Qui ragazzi, ma qui niente, io qui praticamente ritorno nella mia cameretta a leggere la sera con la lampada dell'abat-jour a letto e ad addormentarmi con le storie di Tex Carson e tutti i pard. Il prossimo sarà il 147, sarà Agguato tra le rocce, in edicola dal 21 di ottobre. Andiamo su IF e abbiamo IF edizioni e abbiamo 43 di Storia del West, Red River, sempre bellissima questa serie, imprescindibile. La Storia del West è sempre una gioia enorme per gli occhi. Gino D'Antonio soggetto e sceneggiatura, Sergio Tarquinio ai disegni. Guardate che roba, madonna mia. Questa è la storia del fumetto, ragazzi. Guardate che disegni. E che edizioni la IF. Se volete sapere di più, lo dico sempre, sulla IF, su quello che fa, e soprattutto perché l'intervistato vale e merita, al di là dell'essere
capo fondatore e direttore di IF, andate a recuperare il Tre Chiacchiere con Gianni Bono, imparerete tante tante cose sul fumetto. Bellissimo, questo l'abbiamo già visto la settimana scorsa. Il prossimo sarà La Costa Lunga in edicola dal 3 novembre, il numero 44. Poi, beh ragazzi, poi qui ci abbiamo, ragazzi, qui ci abbiamo il Mammozzone, 340 pagine, I Quattro Vendicatori, ed è il Maxitex, di Nizzi e Casertano. Il Maxitex di Nizzi e Casertano, due fuori classe per il nostro amato Ranger. Ragazzi, che dire, un'accoppiata vincente. Nizzi Casertano, un'accoppiata vincente. Tra l'altro ci aspettano grandi, grandi cose, perché credo che Alessandrini abbia ormai finito il suo texone, quindi il suo maxi tex, quindi le sue 340 pagine. Però credo che rimanete sintonizzati sul canale, non vi perdete il salotto di Sheldon, perché forse potremmo chiederlo direttamente a lui giovedì sera. Poi facciamo ancora un IF, un Gazzetta, I Misteri di Atacama, Brutte Ste Mummie, per il numero 102 di Mister No. Eccolo qua, il mio amato Mister No. E qui invece abbiamo il nostro Mister No con Bignotti Castelli, splendido davvero. Che bello, poi grande così a colori, è una gioia leggerli i fumetti così, tanta tanta roba. Il prossimo sarà il 103, in edicola dal 13 d'ottobre, sarà Commando. Poi facciamo un salto di là, perché abbiamo il numero 36 di Dragonero il Ribelle, la fantastica copertina di Pagliarani, e che ha fatto anche i disegni dell'albo, quindi sarà un albo strepitoso come sempre quello di Dragonero. Guardate che roba, adesso ve lo faccio vedere, ma c'ha dei disegni. Ah, ma non è solo una cosa di Tex, questo c'è in tutte le pubblicazioni Bonelli questo mese. Ok, adesso vi faccio vedere che cosa. Ma che copertina ha fatto Bigarella, mamma mia bella. Testi di Luca Enoch, disegni di Pagliarani, volevo dire, ero rimasto a Topolino con Bigarella. Che copertina ha fatto Pagliarani, strepitosa, e la storia è disegnata da lui con testi di Enoch. Guardate un po'. No, vabbè, dai. Cioè, ragazzi, io non, cioè, guardate che tavole. Mamma mia che roba, ragazzi. Guardate che roba. Questo ci ha impiegato 10 anni a disegnarlo. Madonna mia santa, che spettacolo. Poi, da copertinista a copertinista, qui abbiamo Stefano Biglia per il numero 12, Uno Sporco Intrigo del Supertex. Tanta roba. Eccola qui, un'altra bellissima copertina di Biglia. E dentro abbiamo Gattia Dotti e Boselli ai disegni. Quindi, ragazzi, tutto il comparto è di altissimo livello. Alarico Gattia. Bellissimo. La Vendetta del Sud sarà il Supertex numero 13, in edicola dal 5 di novembre. Poi tornano con il numero 7, finalmente, eccoli qua, i Peanuts per l'anno 1957. Mancano ancora, se l'è fatto riattivare l'abbonamento, quindi da qui in poi torneranno. Mi deve recuperare il 5 e 6 che li ha ordinati. E finalmente torniamo a vedere i Peanuts, torniamo a vedere i Peanuts. Correva l'anno 1957, eccolo qua. E diamogli un'occhiata, vediamola. Sono divisa tra il desiderio di creare e il desiderio di distruggere. Anch'io spesso. È una cosa che anch'io. Questa cronologica, ragazzi, è imperdibile. Costa un po', ma l'edizione è bellissima ed è imperdibile, perché unisce, l'ho già detto, tutte le strisce quotidiane intervallate da quelle domenicali a colori. Quindi è proprio un'integrale cronologica imperdibile. Cioè, la comprate una volta nella vita e poi non la comprerete mai più.
Poi continuiamo sempre con le serie uscite, sempre con il 7 perché sono partiti insieme, La moglie nel boccale, sto parlando di Handicap, e anche da qui andremo a leggere un paio di strisce per farci due risate. Eh sì, andiamo a scegliere un paio di... Mi sembri un po' giù, Flo, hai litigato? No, Rube, su via, a me puoi dirlo, tu hai litigato, invece no, ti dico, non ci parliamo neppure, appunto. Signor Cap, spero che non vi dispiaccia se io vi dico che... Boom! Quando cominciano con quel tono, 10 contro 1 che riescono a spillarti qualcosa. Grande il mondo di Handicap. Poi torniamo di là da Gazzetta con il numero 28, Fiabe Nere di Savarese. Eccolo qua, numero 28 di Savarese. Fiabe Nere ha un titolo molto molto intrigante, quindi andiamo a dargli un'occhiatina. Poi i disegni sono tutt'altro che neri, probabilmente lo sarà la storia, i contenuti, mamma mia che profumo che arriva, e il comparto extra che è eccezionale di questa serie con le copertine originali. Il prossimo è il 29, Un bel giorno per Johnny. Hey tu Johnny, Un bel giorno per Johnny, e Fiabe Nere, Savarese. Ancora una, ay, madonna, ma quanto è grosso, ma quanto è bello, è proprio stuzzicarello, anche i disegni sono molto particolari. Abbiamo il numero 78 di Supereroi le leggende DC, Flash Nemici. Gran bel numero questo delle leggende DC. Vediamo questa settimana, abbiamo Geoff Johns alla storia, Angel Unzueta e Scott Collins alle matite. Vi faccio dare un'occhiatina. È uno stile di disegno molto particolare. Eh sì, molto molto particolare. Gli extra anche qui sono splendidi. Il prossimo sarà Batman Super Pesante parte 1. Oh, un'altra bellissima copertina. Massimo Rotundo, perdonami Massimo Rotundo, mi perdoni Massimo Rotundo, che ha realizzato questa copertina per il numero 18 del Piccolo Ranger. Ragazzi, Rotundo è un maestro assoluto. Diamo un'occhiata ancora qui al Piccolo Ranger perché stiamo aumentando, quindi magari c'è qualcuno che non ha mai visto questa splendida edizione del Piccolo Ranger a cura di IF. Eh sì, il fumetto di una volta. Il prossimo sarà Kit contro tutti, il Piccolo Ranger il numero 19 in edicola dall'11 di ottobre. Poi vi lascio la chicca all'ultimo, ah no, ce ne sono ancora due. Abbiamo Uno strano Lord per il numero 121 del comandante Mark, che prosegue a Vele Spiegate, sempre in una forma straordinaria, straordinaria. E come dico sempre, vediamo se già con la prima tavola il comandante Mark ci sorprende. Eh sì, ci sorprende sempre, ragazzi, con la bellezza dei disegni e dei colori della SGS. I disegni della SGS e i colori di IF, dei coloristi di IF. Poi abbiamo Alan Mistero, un po' più scanzonato, e poi abbiamo l'anteprima del prossimo numero, L'incubo di Uriel, e sarà in edicola il 122 dall'11 di ottobre. Ovviamente non può mancare, con Il segreto del totem decapitato 2, sto parlando delle grandi saghe numero 4, numero 4. Eccolo qua, fammi sbirciare qual è la prossima, sono curioso. Oh, ok, adesso me la faccio vedere anche a voi. L'altra volta avevamo visto Il segreto del totem decapitato 1 e ovviamente questa volta c'è Il segreto del totem decapitato 2. Quindi varie storie delle grandi saghe, grandi disegnatori, grandi storie. Il prossimo sarà Le sette meraviglie dei paperi 1. In questa serie abbiamo Massimo De Vita su Guido Martina ai testi, Guido Martina Massimo De Vita, Guido Martina Giorgio Cavazzano, Guido Martina Giorgio Cavazzano e Guido Martina Massimo De Vita. Quindi in questo volume avete De Vita Cavazzano, Cavazzano De Vita, e quindi, cioè, meglio di così non potrebbe essere. E adesso, ah no, scusate, ma queste me erano finite sotto. La 52esima uscita delle strisce di Tex, eccole qua. Andiamole a mettere nel raccoglitore, fremo. Ed eccoci qui, ragazzi, per mettere le strisce di questa settimana. Apriamo come consuetudine la confezione per togliere il fascicolo, per togliere le strisce, le mettiamo al contrario e cominciamo ad inserirle nel raccoglitore. Eccolo qua. Eccolo qua.
Eccolo qua, anche questa settimana il nostro lavoro è fatto. Chiudiamo con la chicca, ma non me ne andate perché c'è il One More Thing. Chiudiamo con la chicca, sapete che i primi numeri si prendono sempre. Una proposta RBA, National Geographic, Atlante del Cosmo, la prima uscita a 2,99. I buchi neri, non ho resistito, poi ovviamente non si fa perché poi sono 12 euro a volume che li valgono tutti, ma non so più indometterli, non ce la farò mai a leggerli, quindi però il primo sui buchi neri, che sono un mistero incredibile dell'universo, a 2,99 secondo me è veramente un volume da prendere, da sfogliare, da leggere così per informarsi un pochino. Ed eccoci qui ragazzi con questa prima uscita, vi faccio dare un'occhiata, magari la vorrete recuperare a 2,99, secondo me nella libreria. In una libreria di casa, in una libreria di un appassionato, di un nerd, ci può stare a questo prezzo. Il primo volume secondo me ci può stare, sempre io riesco a tirarlo fuori dalla confezione. Andiamo prima a vedere il piano dell'opera, eccolo qua, Atlante del Cosmo, National Geographic. Secondo me è un'opera strepitosa, ma se sei appassionato solo di cosmo, solo di astronomia eccetera eccetera, guardate che bello. Sarà veramente una bella serie con tante belle, magari qualcuno che è appassionato di astronomia la vuole fare, i buchi neri, la Via Lattea, il Sistema Solare, Marte, bello. Io mi sono concentrato solamente su questo primo volume, tra l'altro la fattura è veramente splendida, il National Geographic, guardate che carta, che foto, guardate che roba ragazzi. Magari non da leggere tutto, ma magari da leggere come si formano, come si rilevano. Insomma, è interessante secondo me. È molto molto interessante a 2,99 attraversare un buco nero. Uno si è sempre chiesto che cosa succede all'esterno, sul bordo. E, insomma, sì. Distorsione temporale, scomparsa. Sì ragazzi, tanta roba. Secondo me a 2,99 questo è un volume da prendere, per la bellezza delle immagini, per la bellezza delle nozioni. Poi non è una barba, insomma sono tutte schematiche, quindi secondo me cartonato, il primo numero 2,99 da prendere. Spero che questa domenica stia passando in maniera piacevole, che questo video vi sia piaciuto, che di avervi dato qualche spunto, qualche cosa, qualche chicca per correre in edicola, per andare a recuperare qualche cosina, insomma spero vi sia piaciuta la puntata, non ve ne andate, perché adesso 3, 2, 1, One More Thing! E se siete qui vuol dire che come Luigi Andreino fremete per sapere che cosa c'è nel One More Thing. Nel One More Thing ci sono una cosa così, un'altra, un sacco di cose. Tra l'altro c'è una cosa fighissima che ho comprato a Romix, ma me ne sono accorto dopo che ho pubblicato proprio il video di Romix. Quindi vi beccate anche un acquisto extra dal Romix di quest'anno. Intanto, per chi non avesse visto il video di Romix, andatelo a recuperare perché è carino, ma credo che quasi tutti l'abbiano visto, cioè molti di voi l'abbiano visto, perché ha fatto una valanga di visualizzazioni. Vi faccio vedere la variant di Topolino creata per Romix e ovviamente firmata da Marco Gervasio sulla copertina scartata. Poi abbiamo recuperato questo flyer di Calia, dove c'è la mappa, eccolo qua, molto carino. E poi ho preso allo stand di Tor Edizioni di Giulio Ingrosso, Soffio, perché mi intriga molto, parla di morte, di perdita, ha uno stile grafico molto molto particolare, già l'ho fatto vedere appunto nel video, vi faccio rivedere una cosetta, l'ho già fatto vedere nel video di Romix, guardate, quindi ha uno stile molto molto particolare e mi intriga. Poi se riuscirò a portarlo sul canale scoprirete anche perché abbiamo un legame particolare noi come famiglia con Giulio Ingrosso. Dopodiché vi faccio vedere una cosa che mi hanno mandato Francesco Magaluso e il fratello, e io ve li devo far vedere assolutamente perché sono rimasto a bocca aperta. Francesco Magaluso e il fratello stanno realizzando questo fumetto. Uscirà il numero 0, li vedremo sul canale, se vorranno venire, spero di sì, a parlare di questo numero 0
che uscirà, che arriverà appunto di questo loro fumetto, e mi hanno mandato due disegni, due sketch che adesso io poi incornicerò e appenderò al muro, perché sono due cose da perdere la vista. Guardate che bello, con dedica ovviamente, quindi cioè quando diventeranno strafamosi io potrò dire che ho i loro disegni con dedica, con una dedica molto molto bella e affettuosa. E quindi ragazzi, sono due capolavori questi disegni, quindi tutto meritato. Mia moglie aveva scelto bene quando gli ho detto: scegli tu che sei disegnatrice, a chi dare i tavoli. E quindi ha scelto molto bene, con grande affetto, a Manuel e Elisa, un abbraccio a entrambi anche da parte di Lucius. E a Manuel ed Elisa, con stima e riconoscenza per l'opportunità fumettistica al salotto di Sheldon, tutto meritato, che carino, col Comics & Talk sotto. Grazie Francesco, grazie a tutti e due, ai fratelli, e grazie, bellissimo. E adesso devo prendere una cornice, credo ne prenderò una grande, li metterò affiancati e li incornicerò tutti e due da appendere al muro. Devo trovare un po' di spazio, perché anche il muro, anche i muri di casa stanno finendo. Anche i muri di casa stanno finendo, ma uno spazio lo troveremo. E adesso chiudiamo con il botto. Chiudiamo con il botto perché non so se vi ricordate che mi avevano regalato in uno dei quando mi hanno regalato, intanto mi hanno 3-4 scatole di roba. In una di queste c'era una Black Series, cioè un'action figure 6 pollici di Star Wars. Ma è una serie particolare, perché è una serie di figure che sono ispirate. Chi ha visto The Mandalorian, sa che c'è una sigla finale bellissima, perché praticamente sono delle immagini, delle fatte, però fatte come se fossero disegni disegnati su tela, ed è bellissima. E hanno fatto le figure, che ovviamente quindi hanno dei colori diversi perché sono fumettati, e hanno fatto delle figure che appunto richiamano quella quel design che hanno nella sigla finale del Mandalorian. A me avevano regalato Cara Dune, e adesso ho trovato a Romix Moff Gideon. Guardate, ma quanto è bello! Guardate, ma quanto è bello! Non mi ricorderò mai come si chiama questa serie. Si chiama End Fiance. Comunque la riconoscete, perché i colori dell'armatura della cosa sono diversi, in quanto è ispirata appunto ai disegni, vedete, ai disegni telati del finale, e poi ha questo qua. E poi ha questi pezzi di plastica che non mi ricordo se compongono un codice. Non mi ricordo, l'avevo letto ma non mi ricordo. Quindi sono contentissimo, perché questo non l'avevo trovato in Italia, c'era solo su eBay dall'estero, ma alla fine mi costava tipo 20 euro in più, quasi il doppio con le spedizioni e le tasse, e invece l'ho comprato a un prezzo ragionevole a Romix. Quindi piano piano la mia collezione di questa serie di figure sta crescendo. Spero che questo One More Thing vi abbia soddisfatto, che vi sia piaciuto, e noi ci vediamo in settimana con altri video pazzeschi, perché mi è arrivato un sacco di roba, vi devo far vedere troppe cose. Poi martedì i collezionisti anonimi, sempre più divertente, e giovedì altra puntata che sto preparando del salotto, da non perdere assolutamente. Tra l'altro vi ho detto di andare a recuperare la puntata del salotto di giovedì, perché c'era Civitelli che ci ha parlato della conclusione di Mefisto, ma c'era anche per la prima volta Michele Benevento, grandissimo disegnatore, copertinista, insomma non ve lo devo presentare, lo conoscete perfettamente. Quindi un'altra puntata del salotto da recuperare, la 41, in attesa di una fantastica puntata, la 40, in attesa di una fantastica puntata numero 41. Ciao ragazzi, buona settimana.